Da oggi le basi per poter diventare un avvocato sono decisamente più solide per Daniele Cerulla, 24 anni, di Cagliari, laurea in giurisprudenza, il massimo, 110 lode e con un anno abbastanza importante di anticipo, abbastanza importante perché a 24 anni c'è ancora tutta la vita davanti. Un'emozione? Direi di sì, direi un'emozione, frutto di fatica, lavoro e comunque impegno costante che mi hanno portato a realizzare un obiettivo che già mi ero predisposto all'inizio del percorso universitario. Quindi fatica, rinunce, quali? Non tanti rinunce, solo fatica, lavoro e la motivazione di continuare in questo percorso. Ma ho cercato di rinunciare al meno possibile, di vivere comunque una vita da ventenne tranquilla senza rinunciare, senza fare particolari rinunce, insomma, dando però il giusto spazio a quello che è il lavoro e sapendo, insomma, gestirsi come si dovrebbe fare. Forse le grane arrivano adesso, quale futuro? Giurisprudenza e il mondo degli avvocati a Cagliari, in Sardegna, è un mercato decisamente saturo. Questo è molto vero, o almeno è quello che tendenzialmente si dice. In effetti, più si va avanti nel percorso universitario e nella vita, e più le opportunità iniziano ad apparire. Certamente la situazione italiana non è semplice dal punto di vista dell'avvocatura, che è proprio la strada che io vorrei percorrere, ma ciò non significa che le opportunità non ci siano per chi abbia voglia di coglierle. E allora lei cosa conta di fare nel suo futuro? Attualmente la mia strada è comunque continuare la pratica forense che già ho iniziato a febbraio e provare possibilmente un corso di dottorato per continuare nella mia formazione, che ritengo un elemento fondamentale nella formazione di una persona e anche soprattutto di un avvocato in particolare, e poi cogliere le opportunità che ci saranno. Non sono mal disposto verso lo spostarmi fuori dalla Sardegna, anche dall'Italia. Dove? Come zone? Ovunque ci siano opportunità, ovunque ci siano opportunità. Non credo che un posto sia meglio di un altro alla fine. Tutto il mondo è paese, insomma. Però ovunque ci tutto il mondo è meglio della Sardegna, sotto questo punto di vista? Dal punto di vista della vita, effettivamente, il poter magari un giorno comunque tornare in Sardegna e costruire qui una vita sarebbe l'ideale, credo. Effettivamente siamo abituati a uno stile di vita particolarmente privilegiato. Tutto molto a misura d'uomo, i tempi, il clima, è tutto particolarmente conveniente, quindi costruire una vita qui sarebbe magari l'ideale, ma senza precludersi la possibilità di intanto vedere anche altrove. Lei nei fatti quanto tempo si dà, 24 anni, prima di capire se è meglio stare in Sardegna, meglio conveniente, oppure andare chissà dove? Non saprei ancora. Ancora non ho degli obiettivi così ben fissati, diciamo. Per ora, nell'immediato, intendo proseguire qui la pratica forense e i dottorati o qui o in Italia e così provare. Per il resto si vedrà quando ci saranno le opportunità.